Una grande festa ha salutato a Trebisacce la conquista della bandiera blu. I festeggiamenti sono partiti dal comune. Ad accompagnare il corteo c'erano le majorette, gli sbandieratori di Bisignano e la banda musicale, seguiti dalle autorità e da numerosi cittadini. Presente alla festa anche una delle massime esponenti dell'ambientalismo italiano ed europeo, Grazia Francescato. Trebisacce può essere da esempio per tutto il territorio, non solo calabrese, ma anche tutto il territorio italiano. È ora di farle queste cose, di smettere soltanto di parlare. Il rispetto dell'ambiente è anche una forma di rispetto per se stessi e per gli altri, e quindi un recupero della propria identità. Le due cose vanno insieme. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla FEE solo a 4 comuni calabresi, di cui uno della provincia di Cosenza, Trebisacce appunto. Il corteo ha attraversato tutte le strade della cittadina ionica. La festa ha visto il suo culmine nel momento in cui la bandiera blu è stata fatta sventolare sul lungomare San Francesco di Paola. Sono particolarmente felice, oltre che commosso. Abbiamo fatto questo giro per le vie principali della città. Ringrazio i cittadini per aver contribuito in maniera proficua ed esaltante al raggiungimento di questo grande risultato. Ci onora, ci gratifica, ma nello stesso tempo ci responsabilizza. Questo importante riconoscimento vuole essere un punto di partenza, perché noi siamo convinti ora come non mai che investire sulla risorsa ambiente, sul mare, sulle bellezze naturali, sul nostro territorio sia la cosa più importante, l'unica che ci consente veramente di porre le basi per uno sviluppo tale da consentire un futuro ai nostri ragazzi, ai nostri figli.